Porto Venere, prima giornata di regate per la classe Melges 32. Qui con noi abbiamo il presidente del comitato dei circoli velici del Golfo, Giorgio Balestrero. Giorgio, è il terzo anno che abbiamo. Sì, è il terzo anno e è veramente uno spettacolo straordinario vedere queste barche. Quest'anno sono 15 qui a Porto Venere, in questo meraviglioso. Questa meravigliosa borgata marinara che io ho visto tutta la serie dell'anno scorso, diciamo che in confronto agli altri siti, che sono pur sempre bellissimi, questo è assolutamente di primo ordine, veramente meraviglioso. Bisogna solo sperare che ci sia un vento come quello che sta picchiando adesso e saranno regate molto 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 interessanti. Il comitato è veramente coinvolto, abbiamo dato, diciamo, la regia logistica a Davide Sampiero del Circolo Erix, che è super bravo, oltre che essere un bravissimo skipper, però in questo caso qui fanno skipper della manifestazione, come comitato di regata è tutto nostro ed è uno dei comitati di regati, diciamo, migliori che si possano pensare, considerando poi che la classe ha voluto proprio loro, la classe, quindi, che si sono resi conto l'anno scorso della bravura. Bene, quindi allora tutto pronto, ora non ci resta che andare in mare e vinca il migliore. Certo. Favorito? Beh, favorito ci sono, almeno a quanto mi ha più o meno accennato Matteo, il favorito dovrebbe essere sempre Mascalzone Latino, dice che va molto forte. Una presenza conosciuta sul campo di regata dei Melges 32. Ti vuoi presentare? Conosciuta. Io sono Leonardo Giusteschi Conti, sono un ottimista del Circolo Velico La Spezia e sono venuto sul Melges 32 a fare un po' di peso perché erano fuori stanza, sennò. Ok. È un'esperienza interessante, immagino. Sì, sì. Sei contento? Sì. Come pensi di cavartela? Hai già provato la barca? Sono una volta sul Melges 24, però no, non lo so, però ho detto che starò a poppa, quindi mi muoverò facilmente. Bene, allora buona giornata, ti guarderemo dal mare, ti faremo qualche foto, la manderemo a mamma e papà, ok? Ok. Ciao! Ciao!